Le strade del Vallo di Diano si tingono ancora di sangue. Un tragico incidente stradale è avvenuto nella notte intorno alle 2 a Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, circa 100 metri prima della rotatoria posta al centro del paese. E di 2 morti, 2 giovanissimi di 18 e 20 anni e 4 feriti il bilancio di questa ennesima tragedia che avviene sulle strade del territorio e che vede come luogo del terrore la strada provinciale Teggiano Polla, già purtroppo teatro di terribili incidenti stradali. In totale i giovani coinvolti nell'incidente sono 11, i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, sono stati trasportati al CURT di Polla. Per un giovane è stato necessario il trasferimento per la gravità delle ferite riportate al San Leonardo di Salerno. La dinamica dell'incidente ancora non è chiara, tra i mezzi coinvolti uno scooter, una Renault Scenic ed una Chevrolet. I 2 ragazzi morti sedevano al lato posteriore di quest'ultima. Probabilmente il condizionale è ancora d'obbligo perché è davvero complicato ricostruire la dinamica del sinistro, a causare l'incidente un sorpasso azzardato. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno provveduto a liberare i corpi dalle lamiere e a mettere in sicurezza una delle auto alimentate a GPL. I carabinieri della stazione di Teggiano, coadiuvati dalla compagnia di Sala Consilina al comando del capitano Emanuele Corda per i rilievi del caso. Il Vallo di Diano intero è a lutto, non solo la città di Teggiano. 2 giovani vite amate e conosciute nel loro paese e non solo. Apprensione anche per i feriti che fortunatamente però non versano in pericolo di vita. I corpi dei 2 giovani deceduti si trovano presso la sala mortuaria dell'ospedale CURT di Polla. La provinciale Teggiano Polla è una strada a scorrimento veloce, troppo pericolosa, con protezioni laterali assenti, di sera a tratti illuminata e pieni di avvallamenti e buche che sicuramente contribuiscono ad aumentare i pericoli.